Buongiorno a tutti cari amici telespettatori e benvenuti sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari, dove oggi si concluderanno i trofei Wheel Up Moto Estate 2018. Un weekend ricco di gare, ricco di emozioni, ricco di colpi di scena ai quali assisterete tra poco nelle gare di questa giornata. Alcuni campionati si sono già decisi la scorsa gara, altri invece sono ancora apertissimi e si decideranno oggi con piloti disposti a tutto pur di salire sul gradino più alto del podio. Qui sul circuito di Varano corriamo per la seconda volta in questa stagione, dato che il secondo round si è svolto qui e il campionato si concluderà proprio qui su questo circuito, dove i trofei Moto Estate hanno visto la loro nascita. Ma adesso partiamo con la sigla e poi assisteremo alle gare di questa giornata. E rieccoci di nuovo tornati dopo la sigla. Stiamo per assistere alla ultima tappa della categoria Super Mono, che oggi qui sul circuito di Varano si sfiderà per l'ultimo round stagionale. La situazione di campionato vede che nella classifica assoluta Raimondi ormai ha già vinto il titolo con una gara d'anticipo. Nella classifica mini Ferri ha già vinto anche lui il titolo con una gara d'anticipo, mentre invece nella classifica Open Bleggi oggi dovrà cercare di fare una gara un po' conservativa per portare a casa quei punti che gli servono per aggiudicarsi il titolo su Lazzarini. Andiamo a vedere qual è la situazione sulla griglia di partenza con la pole position di Raimondi, 1.13.5 a bordo della sua Moto3, seguito poi da Daniele Scagnetti e Matteo Bleggi, che scatta dalla terza posizione, prima fila col tempo di 1.14.594 per lui che guida la moto numero 178, che oggi proprio dovrà portarsi a casa i punti che gli servono per vincere il titolo Open. Alle sue spalle poi Fabio Ferri col tempo di 1.15.900 scatta con la sua moto Febur numero 7 davanti a Lazzarini ed Enrico Cairo. Terza fila poi per Marco Dallaio, Paolo Lovelli e Roberto Airoldi. Quarta fila infine per Alessandro Bricchi, Maurizio Longaretti e Massimo De Carli, che scatta dall'ultima posizione. I 12 piloti sono schierati qua sulla griglia di partenza del circuito Riccardo Paletti di Varano delle Melegari, dove per l'ultima volta si accenderà tra poco il semaforo che dà il via all'ultima gara di campionato. Semaforo che si accende proprio in questo istante, scattano i piloti con la solita partenza non eccezionale della Moto3 di Raimondi. Partito molto bene Fabio Ferri, cerca la via esterna ma è partito alla grande Lazzarini, che dalla quinta posizione gira in prima piazza, ma Fabio Ferri anche lui molto bene. Da quarto che era si ritrova adesso a girare in seconda posizione con la moto gialla e nera che vedevate inquadrata dall'esterno, da cui adesso vedete l'onboard con la sua action camera infilata nella in uno dei due buchi che hanno le carene sul fronte della sua moto. Lazzarini intanto cerca di scappare, cerca di prendere quanto più vantaggio possibile sugli inseguitori, sapendo che a un certo punto dovrebbe subentrare anche l'arrivo di Raimondi con la sua Moto3, che in tutte le gare ha dimostrato averne di più degli altri. Ricordiamo che questa Supermono è una categoria che consente a tanti tipi di moto di correre, quindi è facile vedere grosse disparità tra le moto. Raimondi intanto si prende la terza posizione subito su, dovrebbe essere Dallaio, l'ho intravisto con la coda dell'occhio, quindi si getta adesso all'inseguimento di Fabio Ferri e davanti a tutti Lazzarini. Un po' attardato Bleggi adesso che si trova in sesta posizione, ma non deve prendersi troppi rischi, anche se lo conosciamo, per lui la parola non prendersi troppi rischi non sapremo se verrà rispettata, ecco. Nel frattempo si passa sul traguardo per il secondo giro di gara con Raimondi, subito che si prende con facilità la seconda posizione. Ferri non oppone neanche tanta resistenza perché sa che non ha senso difendersi da una Moto3. Qui sul circuito di Varano Ferri comunque mantiene la sua terza posizione nella classifica di questa gara, e lì davanti Lazzarini inizia a sentire quel ronzio tipico della Moto3 alle sue spalle. Sta cercando il pertugio, sta cercando il posto giusto dove andare a infilare la sua moto numero 78 alle spalle di Lazzarini. Intanto notare come
i primi sei siano tutti abbastanza compatti. Adesso Ferri forse ha perso qualcosina rispetto ai primi due, ma dietro di lui il gruppo è davvero parecchio compatto. Quindi ci aspettiamo di vedere una gara ricca di colpi di scena. Ferri si è ravvicinato un pochino, forse era solo l'illusione della staccata. Raimondi prova a uscire forte dalla curva X e si prende il comando della corsa al ferro di cavallo, e adesso può scappare indisturbato, mentre Ferri si è portato nuovamente a distanza di tiro su Lazzarini, che dopo aver subito il sorpasso al ferro di cavallo ha perso qualcosina, qualche decimino, giusto lì in percorrenza. Guardateli lì come sono compatti: Lazzarini, Ferri, Dallaglio, Bleggi, Scagnetti, dovrebbe esserci anche Rovelli là in fondo. Bleggi, che nel frattempo ha recuperato qualche posizione, si è riportato in quinta piazza, quindi sta lentamente rientrando Bleggi. Ricordiamo che da quest'anno, mentre l'anno scorso ci ricordavamo un Ferri e Bleggi in lotta quasi in tutte le gare, hanno mantenuto la stessa moto. Sì, intanto ho visto Bleggi là in fondo con la moto rossa che si è preso la quarta posizione su Dallaglio. Si getta adesso all'inseguimento di Fabio Ferri. Dicevo, l'anno scorso li vedevamo sempre in lotta. Le moto sono rimaste le stesse, mentre Dallaglio, mentre Scagnetti ha ripassato Bleggi, ma Ferri ha mantenuto la moto così com'era, mentre invece Bleggi ha sostituito il motore, ha messo un motore un po' più performante. Quindi è da lì che viene la differenza, che l'anno scorso non c'era tra questi due e che quest'anno invece si è presentata. Rivediamo la gran partenza di Ferri, che ha guadagnato due posizioni sfruttando la via esterna. Varano una pista un po' particolare per la partenza, perché essendo una S la prima curva e non una curva secca a destra o a sinistra come ad esempio Franciacorta, si può sfruttare la linea esterna per fare una buona partenza e passare diverse moto, mentre normalmente è difficile, quasi impossibile fare un sorpasso all'esterno. Laddove ti trovi una variante alla prima curva, puoi portarti all'esterno della prima per poi avere il vantaggio di traiettoria della seconda, quindi va un po' a fortuna a volte. Però se hai la malizia di vedere che tutti si stanno buttando verso l'interno, ha senso fare come ha fatto Fabio Ferri, ovvero prendere tutta la linea esterna e poi fregarli in staccata in percorrenza alla prima curva. Mentre qua ci vediamo un po' di immagini in super slow motion, da cui potete apprezzare la grande diversità delle moto presenti qui su questo schieramento. Abbiamo davvero di tutto, da naked a moto 3, a prototipi, a moto di produzione, a moto artigianali, a moto pezzi unici come la Febur di Fabio Ferri, che è una moto che si è assemblato lui, anche la moto di Bleggi, la moto col famoso punto interrogativo sulla carena. Dopo che avevamo sollevato il dubbio su che moto fosse, Bleggi ha messo quel punto interrogativo. Quindi da lì arriva la moto. Intanto ha subito un sorpasso Fabio Ferri, è stato passato in questo istante da Scagnetti, che si è preso la terza posizione. Scagnetti che sta andando veramente forte, sta macinando tempi davvero interessanti e potrebbe addirittura andare a minacciare i primi là davanti. Scagnetti ha ripreso anche Lazzarini e sembra intenzionato ad andare a passarlo. Il tutto ripreso dall'onboard di Fabio Ferri, anche perché in questo momento abbiamo che Scagnetti sta addirittura girando più forte di Raimondi. Scagnetti che si è preso adesso la seconda posizione, Raimondi 1.13.8 il suo best, Scagnetti 1.13.7, e Ferri intanto si volta dietro e vede che alle sue spalle è sopraggiunto Bleggi. Quindi potrebbe riaccendersi il duello come negli anni passati, in cui Bleggi va a passare, qui Bleggi va a innescare la lotta con Fabio Ferri e potrebbe cercare un sorpasso, magari aspettando un rettilineo in cui avrebbe quel qualcosina in più che gli permetterebbe di chiudere il sorpasso in scioltezza. Questa dunque è la situazione della gara quando siamo al quarto giro degli 11 totali previsti. Raimondi si sta facendo la sua garetta bello tranquillo, ma chissà se qualcuno dal muretto dei box gli segnala che sta facendo dei tempi davvero interessanti Scagnetti alle sue spalle. Lo vedete lì? Lo vedete come, dopo essersi liberato di Lazzarini, adesso abbia circa 2-3 secondi di ritardo da Raimondi, che non sono tanti, anzi, sono pochi. Certo, mancano solo 6 giri alla fine, ma si recuperano. Quei 2-3 secondi là si recuperano. Nel frattempo sempre on board sulla moto di Fabio Ferri. Vediamo come è stato infilato in questo istante da Bleggi. Mi chiedevo come mai facesse quella linea così larga Ferri. È stato passato da Bleggi, che poi ha fatto un gesto con la mano
Non so cosa volesse dire, forse vuol dire un seguimi, andiamo a prendere Lazzarini. Oppure uno scusami, mi sono infilato un po' troppo aggressivo. Purtroppo da longboard di Ferri non si è riuscito a vedere il modo in cui Blegge si è infilato, ma sembrava forse più un seguimi, che no di più. E andiamo a prendere Lazzarini là davanti. Anche se Lazzarini adesso inizia a essere un po' distante. Diciamo che la distanza che separa Blegge da Lazzarini e paragona... Ahia, intanto un lungo qua la X. Pilota che arriva lungo, cerca di galleggiare sulla ghiaia. Non riusciamo a intravedere il numero. Stiamo cercando di capire chi sia il pilota coinvolto. Rientra, sembra non aver avuto particolari danni. Ed è bello anche notare come le piccole cilindrate, quindi queste super mono, che in realtà non sono necessariamente piccole cilindrate, ma viste le prestazioni con pochi cavalli, quindi delle linee rotonde, le considero tutte come delle piccole cilindrate. Ecco, è bello notare la linea particolare che fanno, un po' diversa rispetto ad esempio ai milloni. Alla prima curva frenano molto più sotto e soprattutto si portano molto larghi, la fanno tutta molto rotonda anche la fase di staccata. Invece col 1000 si arriva ai 230 comunque là in fondo, con una moto molto più pesante si frena molto prima, quindi tanti quella frenata che sarebbe già un inizio di curva, tanti la tagliano dritto per poi arrivare a inserire all'ultimo. Quindi se volete vedere sul nostro canale, andate a cercare un'altra gara delle 1000 o anche delle 600, ma soprattutto più delle 1000, per vedere un po' le differenze. Intanto alle spalle di Ferri si è riavvicinato Paolo Rovelli con la sua KTM Naked, che si sta rifacendo sotto. Intanto là davanti Blegge, nel corso di un giro, ha preso Lazzarini e si è rifatto sotto. Proprio Blegge, di cui parlavamo in precedenza, lo vedete il punto interrogativo stampato sulla carena, lo sguardo indemoniato qua che punta direttamente neanche al punto di corda, sta guardando la moto avversaria che lo precede. E notiamo come poi lo sguardo si punti verso l'uscita della curva, proprio perché questa è una delle cose fondamentali sull'andare in moto, ovvero l'imparare che la moto va dove gli occhi guardano. Quindi nel momento in cui capisci questa cosa, capisci che devi guardare l'uscita della curva per uscire il più forte possibile. Ed è una di quelle piccolezze che uno può considerare un dettaglio, ma che quando ti trovi a guidare in pista fa la differenza tra tutto. Veramente ti cambia la guida. Intanto là davanti si sta per innescare il duello tra Blegge e Lazzarini. Questo sicuramente gioca a favore di Fabio Ferri, che alle loro spalle potrebbe riavvicinarsi e potrebbe ricucire questo secondino e mezzo / due secondi di gap che hanno guadagnato nel corso di questi 7 giri. Blegge esce molto più stretto lì davanti dalla parabolica alle spalle di Lazzarini, ma non ne ha poi per andare a infilarlo sul dritto. Intanto bandiera gialla che sventolano con bandiera strisce gialla e rossa qui alla seconda S, mi sembra di averle viste. Adesso non le vedo più. Attenzione, perché qua davanti Scagnetti ha quasi preso Raimondi quando mancano 4 giri alla fine di questa corsa. Ferri intanto, guardate quanto ha riguadagnato su Blegge e Lazzarini. Si è rifatto davvero sotto in 3 curve, è riuscito a riprendere tutto quel margine che aveva. Magari deve essere successo qualcosa, forse tra Blegge e Lazzarini. Fatto sta che si è rifatto sotto ed è davvero molto vicino. Come qui davanti, Scagnetti si è fatto vicino a Raimondi. Si è rifatto sotto, si è avvicinato tanto. Possiamo vedere qua sul dritto come Blegge abbia un pochino di più in allungo rispetto alla moto di Ferri, qualcosina. Non sono grandi differenze, non è come paragonare un 1000 con un 600, ma è qualcosina che un po' si sente. Comunque Ferri lo vediamo qua come sia davvero vicino adesso a Blegge, stia riuscendo a mantenere il vantaggio che ha recuperato nel giro precedente, ma deve fare attenzione a Rovelli alle sue spalle, che prova adesso l'infilata su Ferri e va a prendere la posizione, va a guastare le feste e rovinare, scombussolare tutti i piani che Ferri si era fatto. Davvero un bel sorpasso, una bella infilata qui alla seconda S. E adesso vediamo se ne ha per andare a prendere Blegge. Sicuramente questo sorpasso ha fatto perdere qualcosina a questi due, che hanno visto allontanarsi nuovamente Blegge e Lazzarini. Strano comunque come Blegge, dopo che sia risalito così velocemente su Lazzarini, adesso non riesca ad andare a prenderlo e passarlo. Mentre qua davanti
quando siamo al nono giro degli 11 totali previsti, aspettiamo con ansia il momento in cui Scagnetti cercherà di mettere la sua moto davanti alla Moto3 di Raimondi. Iniziano adesso il terzultimo giro, il gruppetto dei quattro che va dalla terza alla sesta posizione. Fanalino di coda Ferri, che fino a qualche giro fa si trovava quasi a essere in testa a questo gruppo, ma poi ha subito il rientro di Scagnetti, che poi è andato lì davanti a prendere Raimondi, Bleggi, che sta cercando di prendere Lazzarini, e Rovelli, che è spuntato così dal nulla, anche se in realtà era dietro ormai da un po' di giri a seguire Ferri, ma non so se Ferri si fosse accorto che alle sue spalle vi era questo Rovelli, che è andato a guadagnare la quinta posizione davanti a Fabio Ferri. Si affronta adesso la S veloce, qua si esce intanto dal ferro di cavallo, il punto più da piegoni di tutto l'autodromo di Varano, gomito a terra, lo mettono in tanti lì anche perché il banking a favore sicuramente facilita e agevola la piega e aiuta i piloti a sdraiarsi per terra. Penultimo giro di gara che inizia adesso, qua davanti la vittoria della corsa continua a essere appesa a un filo con Raimondi, che non so se sotto il frastuono assordante della sua Moto3 ha sentito il rumore della moto di Scagnetti alle sue spalle, oppure se sta continuando a guidare ignaro di quello che stia accadendo alle sue spalle. Attenzione a Bleggi, attenzione a Bleggi che vuole andare a sferrare l'attacco su Lazzarini. È uscito un po' più piano dalla prima variante Bleggi, forse stava quasi entrando sotto a Lazzarini. Occhio che adesso prova ad affacciarsi all'esterno, vediamo se poi va all'incrocio traiettoria con Rovelli, che prova anche lui a dire la sua e ad andare a mettere la sua naked davanti eventualmente alla moto punto interrogativo di Fabio Bleggi. Ho fatto un mix tra Fabio Ferri e Matteo Bleggi, scusate, mi riferivo a Bleggi, mentre Fabio Ferri continua a seguire. Piccola sbavatura intanto per Rovelli lì davanti, riapre una speranza per Ferri per andare a mettere la sua Supermono Febur davanti alla moto di Rovelli. Quando manca un giro e mezzo alla fine di questa corsa, tutti col fiato sospeso qua, perché davvero sta succedendo di tutto. Intanto vedo in difficoltà Rovelli, già la seconda volta che la moto gli dà una avvisaglia di lanciarlo per aria. Attenzione qua perché inizia l'ultimo giro, vediamo se Scagnetti va ad affondare il colpo in qualche punto della pista su Raimondi, oppure se Raimondi riuscirà ad avere la meglio su questa corsa. Continua con la battaglia, continua con Bleggi lì davanti, che forse deve starsene un po' buono e accontentarti di questa quarta posizione, che non lo vede salire sul podio dell'assoluta, ma lo vede comunque vincere il campionato della classifica Open. Bleggi deve fare attenzione, perché se cadesse Lazzarini, che è davanti a lui, vincerebbe il campionato. Quindi deve fare attenzione a non farsi prendere dalla foga e forse accontentarsi di questa quarta posizione che gli vale il titolo. Ferri ha provato ad affacciarsi timidamente per un attimo alla parabolica su Rovelli, ma non ce n'era per andare ad infilarsi, non c'era spazio per mettere la sua Febur davanti alla naked di Paolo Rovelli. Quindi ormai sembra non averne più Ferri per andare a prendere i tre là davanti. Rovelli si gira anche per vedere dove è l'inseguitore. Intanto attenzione perché Scagnetti ha passato Raimondi, colpo di scena nelle ultime curve dell'ultimo giro con Scagnetti, che se n'è stato lì dietro zitto zitto per 4 o 5 giri. Guarda dove Raimondi, e transita per primo sotto la bandiera a scacchi. E Raimondi, non abbiamo visto gli occhi sotto la visiera, ma sicuramente avrà avuto uno sguardo un po' confuso della serie 2 da dove spunti fuori, non me l'aspettavo. Si è preso la vittoria intanto là davanti Bleggi, ancora in lotta con Lazzarini, con Lazzarini che transita adesso in terza posizione. Bleggi con la sua quarta piazza, pugno al cielo, festeggia la vittoria del campionato categoria Open. Mentre Ferri non ha tanto da festeggiare, perché i grossi festeggiamenti li ha già fatti nelle scorse gare, avendo già vinto il campionato Supermono Mini con già una gara d'anticipo. Già Franciacorta, Fabio Ferri era campione. Comunque guardate la differenza, il gap che hanno dato i primi agli inseguitori, perché Cairo e Bricchi e Longaretti transitano solo ora sotto la bandiera a scacchi, mentre Dallaio, Airoldi e De Carli vengono dati come non classificati. Questo dunque è il risultato della categoria Supermono. Ricordiamo che il campionato della Supermono assoluta l'ha vinto Raimondi davanti a Bleggi e Lazzarini. Nella categoria Mini ha vinto Ferri davanti a Cogliano e Mascheroni, mentre nella categoria Open ha vinto Bleggi davanti a Lazzarini e Rovelli.
Questo dunque è il risultato della Supermono, si conclude qui quindi questa stagione. Noi vi salutiamo, vi diamo un grosso abbraccio e un buon proseguimento. Ci vediamo poi per la stagione 2019. Ciao a tutti!